Castelmano è un luogo delizioso, bellissimo, ma soprattutto è un po' una metafora della Sicilia perché coniuga tanti aspetti, il paesaggio, la cultura, la storia e anche una certa risposta turistica che si dà al visitatore. Quindi è un luogo vicino a Taormina, che è notoriamente attrattiva, una perla. E per antonomasia, ma questo è un luogo secondo me che ha già in passato realizzato degli eventi culturali, quindi ha già una tradizione in ambito anche espositivo in particolare e quindi pronta anche a dare delle risposte nuove, soprattutto in relazione all'arte contemporanea. Quindi Castelmolo è un po' come esempio, come metafora di questi aspetti e di queste risorse in generale che la Sicilia può offrire al visitatore di oggi, che è un visitatore più attento, che non è più solo un turista e che è più, diciamo, un viandante, uno che cerca anche, diciamo, una qualità oltre che alla bellezza naturale. Abbiamo preso ispirazione dal fatto che quest'anno è stato dedicato alla luce dalle Nazioni Unite, quindi questo è l'anno della luce. Vero è che questa, diciamo così, questa dedica parte da un concetto legato all'innovazione tecnologica e alla luce, però pensavamo che fosse importante anche dal lato culturale dare spicco a questo tema, perché è un tema che si apre a parecchie opzioni. Per quanto riguarda i miti, ci siamo concentrati sull'individuazione di quelle luci siciliane, quindi quelle eccellenze che avessero dato particolare risalto e particolare contributo alla conoscenza della Sicilia e in campo nazionale e in campo internazionale. La rassegna si dipana in circa 5 mesi di eventi. Diciamo che noi avremmo l'ardire di poter dire che sono tutti eventi importanti. Comunque iniziamo con un evento veramente interessante che è la mostra di Emilio Leofrendi. Questo artista romano che ha vissuto la transavanguardia, oggi ospitato in grandi musei, in grandi raccolte internazionali di opere, e avremo il piacere di averlo qua, ed è stato proprio l'inizio ideale per una rassegna del genere. Dopo seguiranno eventi dedicati a grandi maestri, avremo per esempio un'importante mostra dedicata, un omaggio a Piero Guccione. Quest'anno compie 80 anni il 5 maggio e quindi dedicheremo un evento con opere sue e opere di altri artisti importanti che lo hanno omaggiato di questo. Ma continueremo poi con una mostra fotografica di Giovanni Franco, un giornalista fotografo che immortala la Sicilia e le sue opere sono state molto apprezzate, soprattutto viene dal Mandralisca di pochi mesi fa, dove gli è stata dedicata una grande mostra. Insomma, il progetto è importante e lungo. Lasciamo al pubblico anche un po' di curiosità.